Bisognerebbe ricordare alla gente cos'è la bellezza, aiutarla a riconoscerla. La bellezza, è importante la bellezza. Da quella scende giù tutto il resto. Ecco. È quasi beffardo che in questa giornata io non abbia voce. Quindi cercherò di parlare molto piano e di arrivare in fondo a quello che vorrei dire. Intanto grazie a tutti voi per essere qui presenti. Abbiamo voluto cominciare con questo video, a parte che perché è molto bello, che era quello che aveva introdotto gli Stati Generali, ma proprio per sottolineare che esiste un filo che lega quello che è stata la nascita dell'Osservatorio, anzi la rinascita dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio, e anzi colgo l'occasione per ringraziare tutti i membri dell'Osservatorio che hanno accompagnato il lavoro di questi anni, la Giornata Nazionale del Paesaggio, che oggi è alla seconda edizione, il Premio del Paesaggio, il corposo rapporto sullo stato del paesaggio italiano e oggi la presentazione della Carta Nazionale del Paesaggio. È un filo che proprio lega tutte queste attività e che oggi noi vogliamo sintetizzare nella presentazione della Carta Nazionale del Paesaggio. Io però vorrei cominciare questo breve intervento ringraziando, o come dire, ricordando l'impegno di chi costantemente opera in difesa del paesaggio, e mi riferisco alle nostre soprintendenze, molto spesso, troppo spesso, oggetto di critiche da parte di chi non sa quanto complesso, quanto enorme è il lavoro che quotidianamente svolgono in difesa del paesaggio italiano. Questo incontro e la Carta del Paesaggio è dedicata alla memoria di Giuseppe Galasso. Anche qui noi siamo un paese che molto spesso ha la memoria corta. Se però il paesaggio italiano non è stato completamente distrutto, tanto si deve all'opera di Giuseppe Galasso. E credo che sia bene ricordarlo quando oggi c'è qualcuno che ritiene che i vincoli, che le protezioni, che le attenzioni a quelle porzioni di paesaggio pregiato siano solo delle interferenze, non lo sono solo. Vorrei anche ricordare il Corpo Forestale dei Carabinieri per l'opera che svolge costantemente a difesa del paesaggio e tutte le associazioni. Quando parlo di associazioni intendo non solo le grandi associazioni nazionali che sono qui rappresentate, ringrazio il Presidente del Touring, ringrazio il WWF, FAI, Italia Nostra, ma anche quei piccoli o meno piccoli comitati che sul territorio svolgono un'azione costante di monitoraggio
del nostro paesaggio. Io credo che sarebbe molto difficile per il nostro Ministero, senza di loro, poter proseguire in quest'opera di tutela. E l'attività degli osservatori, importantissima, degli osservatori locali, anche loro fanno parte di questo piccolo, grande esercito, io credo molto più grande di quello che si pensi, che si occupa del nostro paesaggio. La Carta Nazionale oggi viene presentata in occasione della seconda giornata nazionale del paesaggio, che io avrei sperato fosse molto più diffusa di quello che è stato, perché in realtà è la festa italiana, è la festa di un segno preciso dell'identità e della storia del nostro paese. E quindi vorrei cogliere l'occasione per ringraziare di nuovo le soprintendenze, gli archivi, le biblioteche, i poli museali, i grandi musei e tutti coloro che hanno contribuito a costruire oltre 200 eventi, ci sono anche i comuni, l'Ordine degli Architetti, che hanno contribuito a costruire oltre 200 eventi per festeggiare la Giornata Nazionale del Paesaggio. E io mi auguro veramente che questa iniziativa, che è fatta di visite, di incontri, di conferenze, di parlare del paesaggio italiano, di sensibilizzare sul paesaggio italiano, non si esaurisca, ma venga ripetuta ogni anno. Che cos'è la Carta Nazionale del Paesaggio? La Carta Nazionale del Paesaggio è un'indicazione molto precisa, è un percorso affinché il paesaggio non venga solo tutelato. Il paesaggio muta, noi siamo in un paese antropizzato, il paesaggio cambia con la storia delle comunità che lo vivono, ma che il paesaggio diventi anche un elemento centrale in qualunque politica di sviluppo di questo paese. È difficile parlare di sviluppo sostenibile se non si mette al centro dell'attenzione e dell'azione pubblica anche il paesaggio. Questo purtroppo in passato non è stato fatto. Basta pensare a quanto siano sparpagliate le competenze, le responsabilità, le norme quando si parla di paesaggio, sparpagliate verticalmente e orizzontalmente. Citiamo per esempio il caso dei piani paesaggistici, peraltro oggi si firma quello del Friuli, un altro passo avanti in questa direzione, che sono spesso assaliti poi da piani di altro genere, che si chiamano piano casa, si chiamano piano turistico, che servono a intaccare la ratio che ha portato alla costituzione di quell'importante documento. Beh, questo è troppo, che è il piano paesaggistico. Qui forse non ce la faccio a competere con una fresa. Quindi quello che vuol fare la Carta del Paesaggio è dire, dal punto di vista normativo, dal punto di vista delle responsabilità istituzionali, dal punto di vista della formazione, altro aspetto fondamentale, bisogna essere formati alla conoscenza del paesaggio, dal punto di vista dell'educazione, della sensibilizzazione, e qui di nuovo bisogna ringraziare tutte le associazioni spontanee che contribuiscono a questo percorso, dal punto di vista del futuro del nostro paese. Il paesaggio è un contesto, può essere una periferia, può essere un paesaggio naturale, può essere quello che circonda un monumento, può essere una costa, e grazie anche a Legambiente sappiamo che disastro è stato fatto in Italia lungo le coste, può essere quello che accompagna un fiume, può essere lo strumento per mettere in sicurezza dal punto di vista idrogeologico il nostro territorio. Ma il paesaggio deve ritornare ad avere quella centralità nelle politiche pubbliche che in qualche modo non ha mai avuto. È sempre stato considerato un ambito di cui si occupava questo Ministero, che ha cercato di farlo in tutti i modi possibili. Lentamente le sue unghie sono state accorciate e il risultato è che questo tema fondamentale per la qualità della vita delle comunità, appunto siamo in Italia, non siamo in Australia, per la qualità della vita delle comunità viene sempre trascurato. Deroghe, assalti, ignoranza, indifferenza, mancanza di lungimiranza. All'estero, in Europa in particolare, questo è diventato un argomento centrale. Si parla di cultura della rigenerazione, si parla di riqualificazione di intere aree, si parla di mettere il paesaggio al centro di un'azione pubblica,
costante e a qualunque livello istituzionale. Ecco, penso che la strada in Italia, proprio laddove il paesaggio è così straordinariamente unico, debba essere riaperta, e la carta del paesaggio serve proprio a questo. Io vorrei ringraziare tutti coloro che hanno partecipato a questa carta. Naturalmente gli stati generali del paesaggio sono stati, come dire, il momento di partenza insieme al rapporto sulle politiche del paesaggio, che è servito a costruire la carta del paesaggio, che è stata fatta a cura dell'Osservatorio Nazionale del Paesaggio. Quindi ringrazio i membri dell'Osservatorio, ringrazio la segreteria tecnica scientifica dell'Osservatorio, in particolare Anna Marzone e Angela Barbanente, che non sono qui, ma insomma che hanno lavorato assiduamente a questo documento. Vorrei ringraziare i sovrintendenti che mi hanno aiutato, ne cito alcuni: Vittorini, Pappotti, Martino, ma ce ne sono anche altri che ci hanno dato suggestioni importanti. Vorrei ringraziare la mia segreteria, permettete di farlo, perché senza Stefano Ficorilli e Martina Murzi non saremmo arrivati a questo risultato. Poi vorrei ringraziare naturalmente Roberto Banchini e la direzione generale, Caterina Bon, che è qui vicino a me, per i loro assolutamente determinanti contributi, e anche il consigliere Carpentieri, che è qui seduto davanti, che qualche volta ci spiegava che forse saremmo entrati in territori dal punto di vista normativo scivolosi, e quindi questo ci portava evidentemente a rivedere un po' l'impostazione. Vorrei concludere con una nota personale. Una delle ragioni che mi hanno portato a questo impegno politico che adesso si conclude è proprio l'impegno per la tutela del paesaggio. Abbiamo cercato di costruire un percorso che avesse un suo senso. Io adesso vorrei lasciare questa mia esperienza politica con un auspicio, e qui mi rivolgo alle associazioni, il Presidente d'Italia Nostra, del Turing, del FAI, Legambiente, e agli osservatori, per dire che questa carta non rimanga lettera morta, che chi assumerà la responsabilità di guidare questo paese, speriamo che succeda a un certo punto, sappia che c'è, come dire, una sensibilità diffusa attorno ai temi di questa carta, per cui gli verrà ricordato questo percorso. Sta a noi adesso prendere questa carta e fare in modo che venga sbandierata, scusate questa espressione un po' grossolana, a chi domani avrà la responsabilità di ministeri che sono chiave nella tutela del paesaggio. Quindi diventiamo tutti testimoni, è quello che io farò nel momento in cui lascerò questo ministero. Questa carta la porterò in giro per l'Italia, la porterò insieme alle associazioni laddove so che c'è un terreno per accoglierla, perché io credo che la buona politica debba tornare a occuparsi di temi che hanno a che fare con la vita delle comunità. È una buona tutela del paesaggio, una buona gestione della sua complessità e dei suoi mutamenti hanno un'influenza diretta sulla qualità della vita delle nostre comunità, e questo forse è quello che la buona politica dovrebbe fare. Grazie. Grazie molto Ilaria, e anch'io do il mio benvenuto a tutti voi, ed inizio subito da una frase tratta dalla Carta Nazionale del Paesaggio. Educare al paesaggio significa rafforzare l'identità e il senso di appartenenza della comunità, affinché questa riconosca il valore dello straordinario patrimonio collettivo del nostro paese ed operi attivamente per la sua tutela. È una frase che mi è piaciuta tantissimo e che rappresenta molto bene quello che è in questo momento un tema centrale. Parto quindi da questa frase
per affermare che il rispetto del paesaggio nasce con la sua comprensione e quindi da un'opera di educazione diffusa, capillare e profonda della società. È infatti la comunità che deve formarsi gli anticorpi contro la malattia delle aggressioni, delle facili lottizzazioni, si direbbe delle fementificazioni in termini più semplici, e dello sfruttamento del bene di tutti che è l'ambiente in cui viviamo. La tutela è affidata in senso giuridico alle autorità che devono esercitarla. E di fatto la esercitano, ma la delega totale alle amministrazioni pubbliche ha reso forse i cittadini italiani poco coinvolti, nel senso che la frase che può girare è questa, che c'è qualcuno, un'autorità pubblica che se ne occupa, quindi non mi interesso, sono loro che devono fare. Questa è una frase che talvolta qualcuno ha sentito. E se in questi ultimi anni possiamo notare segnali di cambiamento e la partecipazione attiva alle problematiche del paesaggio da parte di gruppi e associazioni soprattutto è oggi una realtà, non possiamo non dire che è sporadica e si esercita spesso solo su temi di contrapposizione, affrontati su momenti puntuali e su singoli casi. O almeno così sembra emergere in diversi casi. Dobbiamo invece far sì che il coinvolgimento diventi ampio, diffuso, equilibrato e sia di reale sostegno partecipato e convinto all'azione di tutela e protezione demandata alle pubbliche autorità, ministero, regioni, soprintendenze e comuni, ciascuno per la propria parte. Quanto ho detto riguarda quello che la Carta del Paesaggio definisce responsabilità collettiva. Credo si debba tendere a realizzare una tutela che nasca dal basso, sempre tra virgolette naturalmente, il cui senso sia instillato in tutti i cittadini fin da bambini attraverso azioni educative mirate per ogni età, affinché tutti possano conoscere e comprendere con appropriatezza ed equilibrio i valori dei paesaggi italiani, la loro evoluzione storica e le loro trasformazioni. Ho sentito anche dopo gli Stati Generali voci un po' scettiche sul coinvolgimento ed azioni di educazione possibili. Mi sono sentita dire che è un'utopia pensare di creare nell'Italia di oggi cittadini consapevoli del bene comune. Eppure mi viene in mente un esempio che oggi è forse un po' passato. Ci siamo riusciti ad educare e a cambiare totalmente la testa nostra e dei cittadini e delle giovani generazioni con la lotta al fumo, se vi ricordate. Perché se ci siamo riusciti lì e oggi i bambini che ci guardano accendere una sigaretta in casa ci sgridano e ci dicono che facciamo male anche a loro? E su questo tema ci siamo riusciti, e allora possiamo, secondo me, anche riuscire a instillare appunto una consapevolezza sui temi del paesaggio, formandoci pian piano con del tempo e con azioni educative appropriate la coscienza della nostra e delle future generazioni. Tra l'altro, la conoscenza porta con sé il rispetto e la comprensione del paesaggio è una parte dell'educazione in senso più ampio, quella più generale del senso della collettività e delle sue regole di convivenza civile. Nella carta, ma in tutte le nostre discussioni, gli osservatori locali del paesaggio, le scuole, le associazioni sono strumenti fondamentali per attivare o rafforzare la crescita di una coscienza appunto del paesaggio. Sono individuati questi come soggetti fondamentali per il sostegno alla tutela. Ma come abbiamo visto, conoscenza, tutela, valorizzazione costituiscono un processo continuo ed intrecciato a diverse sfumature, e così anche le soprintendenze
studiano e divulgano il loro lavoro sulla tutela. Musei e archivi e biblioteche oggi si sono mobilitati in questa giornata per aprire le porte a tutti, specialisti e non, e di tutte le età, per offrire un momento di riflessione sui temi variegati che ruotano attorno al paesaggio, con convegni, incontri, conferenze, mostre. Anche i musei stanno partecipando all'attività in maniera massiccia, sono quelli che prima il sottosegretario ci diceva, sono circa 200 eventi che si svolgono sul territorio e che su diverse modalità, dalla lettura del paesaggio storico, la lettura del paesaggio nell'arte, la lettura e la comprensione di quelle che sono le tematiche più diverse del paesaggio, sono oggi e in questa settimana si stanno svolgendo sul nostro territorio a cura dei musei, delle sovrintendenze, degli archivi e delle biblioteche. La forma più bella per la divulgazione ed iniziare quello che è appunto un tema di partecipazione e di condivisione. Dicevo, basta guardare il sito del Ministero per gli appuntamenti di oggi per accorgersi che nel giro di questi ultimi 4 anni è rifiorita l'attenzione, ma anche la passione, voglio dire, per il paesaggio, anche nelle nostre strutture periferiche, in particolare presso le soprintendenze, che pur tra le tante difficoltà non hanno mai smesso di esercitare i loro compiti, ma che oggi si sentono incoraggiate dal fatto che sia riconosciuta una specifica centralità al paesaggio da parte della politica ministeriale. L'avvio e l'effettivo funzionamento dell'Osservatorio nazionale, le sollecitazioni per la redazione dei piani paesaggistici che da qui sono sempre venute e dall'Osservatorio nazionale sono state più volte ribadite, il rapporto sul paesaggio, gli stati generali, la stessa istituzione della giornata nazionale e oggi la Carta italiana del paesaggio sono segnali chiari di un nuovo inizio che dobbiamo all'attività inesauribile del sottosegretario Ilaria Borletti Buitoni. A nome di tutto il personale voglio quindi ringraziarla per aver dato una nuova vera dignità a questo lavoro e davvero di tutto cuore io credo che tutti quanti noi dobbiamo riconoscere questo lavoro inesauribile a favore del paesaggio. Finisco qui. Grazie al segretario generale, grazie anche per la pubblicazione di questi atti che è stata fatta con l'impegno, dottoressa Montevecchi non so dov'è, del segretario generale, per cui abbiamo potuto oggi arrivare con questa pubblicazione che io ritengo molto importante, appunto perché rimanga, come si dice, rimanga agli atti. Caterina Bombalsassina, direttore generale Belle Arti e Paesaggio MIBA. Caterina ha la sfortuna di vivere in Umbria come me, per cui io in questi ultimi anni, o perlomeno da quando è diventata direttore generale, l'ho chiamata circa 6 volte al giorno per chiederle questioni che avessero a che fare col paesaggio. Quindi colgo l'occasione per ringraziarla anche per la pazienza con cui ha assorbito tutte queste mie sollecitazioni. Viene diviso in 4, speriamo che vada bene. Io volevo farvi entrare nel vivo prendendo a spunto la prima raccomandazione della Carta del Paesaggio che dice promuovere nuove strategie per governare la complessità del paesaggio. Mi fermo sulla parola complessità. Vi faccio entrare nel vivo attraverso 4 diapositive, non preoccupatevi, sarò molto veloce, ma di problemi che i nostri soprintendenti si trovano davanti tutti i giorni. Si trovano davanti tutti i giorni, ora sentite? L'esempio di come si possano usare strumenti anche nuovi per riuscire a governare per l'appunto questa complessità. Qua vedete un quadro di un pittore tedesco del 1829 su commissione di Ludovico di Baviera che viene in Umbria come la metà degli artisti dell'Ottocento di questo periodo e dipinge, come vedete, una valletta che presa dietro di noi c'è Perugia, dove si vede la chiesa templare di San Bevignate. Diapositiva dopo.
Ecco, qua vedete con una visione leggermente differenziata, io devo girarmi però non riesco mica a farvelo vedere. Allora, nella zona di sinistra della chiesa di San Bevignate, un'associazione che dipende dalla regione, un organismo che si chiama ADISU, voleva costruire, questo è un progetto, non è stato realizzato, questa residenza universitaria. Non vi sto a entrare nel merito di tutta la diatriba, è un processo che comincia nel 2008 con un parere nostro che all'epoca non poteva essere nel merito, ma un edificio che sarebbe andato ad invadere la zona dove vedete lì nel quadro del Rotman, c'è il laghetto. È rimasta abbastanza intatta questa zona, posso vedere la diapositiva dopo? Quella dopo? Ecco, vedete che si caratterizza tutta l'area per essere ancora fortemente, nonostante sia un'area urbana, c'è accanto il cimitero, c'è l'ospedale, eccetera, con un paesaggio coltivato ancora abbastanza intatto. Torniamo alla diapositiva prima, per favore. Quando noi ci troviamo a doverci esprimere con un parere favorevole dell'allora Consiglio di Stato, è una trafila che si è chiusa 2 mesi fa, quindi vi faccio vedere, cambia la normativa nel mezzo, il TAR ci dà torto e ci chiede di motivare meglio un nostro parere negativo di qualche mese prima. Viene adoperato come argomento dalla soprintendente, che conferma il parere negativo, che ve lo potete scaricare per intero nel sito della soprintendenza ABAP dell'Umbria, anche come aggiuntivo l'argomento dell'usare il documento figurativo del quadro, e vi riporto l'ultimissima diapositiva se mi date, i punti salienti del provvedimento, sono 4 pagine, sarebbe troppo noioso farvelo vedere tutto, vai all'ultima diapositiva, ecco, e poi non ho bisogno di torcermi il collo, le parti conclusive del provvedimento, la parte conclusiva andate all'ultimo paragrafo. Dal momento che viene segnalato come ci sia l'edificio dei Templari, che ci sia una parte di campagna intatta con olivi, campi coltivati, quindi si verrebbe a perdere col parere negativo che è paesaggistico, il tutt'uno fra l'edificio vincolato della chiesa dei Templari e il contesto nel quale riposa. Qual è stato l'argomento che ci ha spinto però anche inoltre? Perché voi potreste dirmi, voi impedite lo sviluppo, guardate un quadro del 1829, non possiamo mica lasciare le città a come l'ha raffigurati vari pittori e artisti in tutto il mondo, no, non possiamo congelare uno sviluppo a metà dell'Ottocento. Beh, in questo caso però qual è stato l'elemento, uno degli elementi che hanno portato a questa decisione, che di questa residenza non c'era bisogno. Avevano sì fatto le gare, erano pronti gli impresari di lì a farle, ma non ce n'era nessun bisogno. L'esigenza per gli studenti di avere una residenza in quel luogo era del tutto inutile, mi era arrivata da più parti, sia a me che alla sovrintendenza, sollecitazioni a non farlo fare, a confermare almeno il nostro parere negativo. C'è una residenza pochi metri più avanti, finita, costruita, che bisogno c'è di farne una ulteriore che non avrebbe avuto altra necessità che dar lavoro a un'impresa edile. E questo noi ci dobbiamo porre il problema della tutela del paesaggio, non del far lavorare le imprese edili che potrebbero lavorare su altre cose. Un problema del genere sono sicura, qua ho diversi soprintendenti, è impossibile che non ve ne siano capitati diversi nel corso della vostra carriera. Allora, l'adoperare il quadro eventuale come documento figurativo non sempre serve, bisogna che sia scelto opportunamente, che sia opportunamente anche ragionare, no? Su cosa perdiamo, qual è il meno peggio all'interno della complessità appunto che mette in evidenza la carta del paesaggio. Questo parere deve ancora percorrere la sua forca caudina dei vari contenziosi, Però posso citarne uno in cui abbiamo vinto tutti i gradi di giudizio, una cosa che Carla Di Francesco conosce bene, che è la speculazione edilizia di Lago Castello a Mantova, in cui il provvedimento di tutela che venne scritto da Gino Famiglietti, ancorché firmato da Mario Turetta, aveva adoperato anche un argomento storico-artistico di integrità del paesaggio che si vede quando uno ha alle spalle il palazzo ducale di Mantova ed esce da Mantova, e avrebbe avuto quella riva del lago completamente massacrata da questa speculazione edilizia che sarebbe servita a chi avesse comprato quegli appartamenti che vedevano Palazzo Ducale, ma non il contrario.
Bene, quel provvedimento lì, per la verità, ha vinto tutti i gradi del contenzioso fino all'ultimo parere del Consiglio di Stato. Quella volta ci è andata bene, posso dire che in questo caso non è detto che ci vada altrettanto bene, e questo riesce a far capire meglio che qualsiasi dimostrazione, non so come dire, qual è il lavoro che i soprintendenti devono fare tutti i giorni. Abbiamo un caso che stiamo dibattendo adesso con Paolo Carpentieri di Punta Scifo in Calabria, una punta di paesaggio dove vogliono costruire 79 bungalow turistici con piscina e tutto, avendo il mare a 3 metri di distanza, senza adoperare invece le poche emergenze architettoniche della fine del Settecento che ci sono. Ecco, e in questo senso vi ho fatto entrare nel vivo di quello che si intende per complessità del paesaggio e come sia, per la verità, sempre in salita, sempre a rischio di ricorsi, sempre a rischio di perdita da parte nostra, da parte dei tribunali amministrativi e della giustizia amministrativa. Chiudo qua. Grazie Caterina. Roberto. Sì, ecco. Dunque, la carta per la quale ringraziamo il sottosegretario, perché è uno strumento che abbiamo tutti noi nelle mani per il futuro, è stata volutamente scritta in modo molto sintetico e stringato, perché serve a renderla efficace, e quindi tutti i punti della carta hanno una grande rilevanza. Io volevo, come dire, sottolineare o chiosare tre punti in particolare che poi in qualche modo attengono alle azioni che la direzione generale ha in corso. Allora, il primo punto che volevo sottolineare è la prima parte, tra l'azione è quella del promuovere con una visione di lungo periodo l'attenzione alla qualità del paesaggio in tutte le politiche pubbliche che incidono sul territorio, lo strumento integrare il paesaggio in tutte le politiche di rilevanza nazionale. Analogo richiamo c'è anche nella parte terza, l'integrazione del paesaggio nelle grandi strategie nazionali. Ora, questo è un tema assolutamente strategico. Ci tengo a sottolineare, perché è stato poi una questione molto dibattuta nella prima sezione degli Stati Generali, che integrare il paesaggio in tutte le politiche, che poi è uno dei temi importanti anche della Convenzione Europea del Paesaggio, non vuol dire assolutamente sciogliere il paesaggio nelle altre politiche. Abbiamo fortemente sottolineato che resta ferma l'autonomia giuridica della tutela del paesaggio. E quindi, semmai dire integrare le politiche del paesaggio in tutte le politiche vuol dire il contrario, vuol dire che siano le altre politiche a introiettare stabilmente le istanze di tutela e salvaguardia del paesaggio, o meglio potremmo dire che è necessario che quando vengono messe in campo politiche in vari settori che a vario titolo intervengono sul territorio e quindi sul paesaggio, penso alle politiche ambientali, penso alle politiche dei trasporti, penso alle politiche agricole, ci si ponga sin dall'inizio il tema di quale impatto quelle politiche avranno sul territorio e quindi sul paesaggio. Questa è la necessità di svolta culturale, che viene peraltro anche, ed è importante questa sinergia che in questo caso mi fa piacere sottolineare, dal secondo rapporto sul capitale naturale che è stato recentemente approvato, anche con il contributo del Ministero dei Beni Culturali, voluto, come dire, è competenza del Ministero dell'Ambiente, ma ha coinvolto le altre amministrazioni. Anche in questo rapporto si dice la stessa cosa, cioè che è necessario in tutte le politiche che intervengono sull'ambiente, sul territorio, porsi all'inizio il problema di quali saranno gli impatti delle politiche medesime. A questo riguardo mi fa anche piacere citare tre esperienze recenti di integrazione
Non è semplice integrare il paesaggio nelle altre politiche, perché non c'è ancora questa attenzione e questa sensibilità da parte anche delle altre amministrazioni centrali dello Stato. L'iniziativa che facemmo l'anno scorso, in occasione prima della giornata, coinvolgendo tutte le altre amministrazioni, andava in questo senso e fu un momento importante. Esperienze recenti importanti, luci e ombre. La strategia nazionale dello sviluppo sostenibile, approvata dal CIPE a dicembre del 2017, a cui il Ministero dei Beni Culturali ha partecipato, i temi del paesaggio sono stati comunque recepiti e inseriti. Altra esperienza importante, le linee guida per la gestione dello spazio marittimo. Il piano degli spazi marittimi saranno dei piani fondamentali, si tratta di gestire molteplici esigenze che vanno dalle esigenze di conservazione dell'ambiente, conservazione del paesaggio, gestire la portualità, gestire la pesca, gestire il turismo, gestire le prospezioni per estrarre petrolio, eccetera. I temi del paesaggio, con qualche fatica devo dire, ma sono stati recepiti alla fine nelle linee guida. E particolarmente significativo, appunto lo citavo prima, il secondo rapporto sul capitale naturale, in cui è stato fatto un link, cioè proprio proprio il rapporto contiene un rimando specifico al nostro rapporto sulle stato delle politiche del paesaggio. E di questo ringrazio il Ministero dell'Ambiente, che peraltro vedo rappresentato da alcuni colleghi. Il punto di particolare intersezione è stato proprio sulle tematiche del consumo di suolo, tema della frammentazione, dello sprolo urbano, eccetera. E colgo l'occasione per ringraziare i colleghi di Istat e Ispra, che vedo almeno alcuni qui presenti, perché proprio il contributo loro a quella parte del nostro rapporto sul consumo di suolo e gli esiti sul paesaggio di questo fenomeno è quello che ha poi reso anche più semplice il nesso con il secondo rapporto sul capitale naturale, che afferma un principio fondamentale anche per il paesaggio, cioè si tratta di misurare il valore economico, monetario, del capitale naturale del paese, cioè le foreste, il mare, la biodiversità, che rendono dei servizi ecosistemici, tra cui servizi che il rapporto definisce culturali e ricreativi. A me non piace moltissimo la parola ricreativo, perché mi sembra un po' sminuente, ma insomma tra quei servizi c'è la qualità del paesaggio. Secondo punto che volevo sottolineare, sempre nella prima parte, è la centralità del piano paesaggistico, che poi si lega molto anche al tema dell'inserimento del paesaggio nelle varie politiche che incidono sul territorio. Trovo molto significativo, ed è stata una bellissima idea, aver definito il piano paesaggistico come costituzione del territorio, perché rende molto bene il pensare al piano paesaggistico come strumento condiviso da tutti, come strumento principe di governo del territorio, che riesca con saggezza a mettere a sistema, a mettere in equilibrio le varie istanze che dal territorio vengono, istanze di trasformazioni inevitabili. Noi non possiamo evidentemente irrealisticamente congelare il territorio, ma si tratta di governare appunto una complessità, di governare un processo di sviluppo, e il piano paesaggistico pensiamo fortemente che sia lo strumento principe, fermo restando che esista naturalmente una volontà politica. Il piano paesaggistico, come è noto, è fatto dal Ministero assieme alle Regioni, di pervenire a costruire un piano appunto che saggiamente metta in equilibrio le varie istanze e che poi resti stabile e venga effettivamente applicato. Scusate, ma ero scordato. Peraltro viene da qua, dal Ministero. E sotto questo profilo del piano paesaggistico è anche importante che venga riconosciuto appunto come strumento di tutti, ed in questo si riscontra, soprattutto da parte delle altre amministrazioni centrali dello Stato, una difficoltà a accogliere il piano paesaggistico come strumento principe comune, e viene ancora molto spesso recepito come strumento di nicchia tipico proprio del Ministero dei Beni Culturali. Se c'è stata una difficoltà
nel lavorare per il secondo rapporto sul capitale naturale è stato proprio poi inserire alla fine nelle raccomandazioni finali la sottolineatura sui piani paesaggistici, mentre su altri temi c'è stata, appunto, come dicevo prima, una maggiore convergenza. Al piano paesaggistico si legano altre due questioni che sempre la carta pone molto bene in evidenza. Il tema che viene definito di coerenza delle leggi regionali, lo accennava, è una questione cruciale, ne accennava il sottosegretario poc'anzi. Il problema è che iniziative normative sempre regionali possano, e questo è accaduto e accade, in qualche modo scardinare certe scelte fondamentali che il piano ha fatto. In questo momento non si può non esprimere preoccupazione, ad esempio, per alcune leggi che stiamo esaminando di rigenerazione urbana, tema fondamentale che però sotto l'etichetta rigenerazione urbana propongono, devo dire, alcune premialità in termini di cubatura altissime che non fanno peraltro nemmeno distinzione tra ciò che è periferia e centro storico. E quindi questa questione non è, la carta la pone con forte sottolineatura, perché è una grande questione non risolta di fatto, insomma, ecco, lo viviamo costantemente, il piano paesaggistico in qualche modo scardinato, messo in crisi da altre iniziative legislative. L'altro punto che mette molto, che sottolinea la carta e che io ci tenevo a risottolineare, è quello della conformazione e dell'adeguamento dei piani urbanistici al piano paesaggistico. Questa è l'altra questione nodale e strategica. Se gli strumenti urbanistici sottoordinati al piano paesaggistico non recepiscono adeguatamente gli indirizzi, le prescrizioni del piano, il piano paesaggistico rischia di essere vanificato. Il codice prevede, e lo stiamo sperimentando con la Toscana e con la Puglia, che il Ministero sia coinvolto in tutti i processi di verifica dell'avvenuto adeguamento e dell'avvenuta conformazione dei piani urbanistici al piano paesaggistico. È un tema centrale, non semplice, c'è anche un problema di formazione dei nostri stessi funzionari, cioè non è semplicissimo verificare un piano urbanistico in connessione col piano paesaggistico e penetrare nei gangli essenziali e capire se quel piano urbanistico effettivamente è in linea con gli indirizzi del piano paesaggistico. Il terzo punto della carta che volevo sottolineare, si è fatto già accenno a questo, è il tema della formazione. La stessa carta, nella parte introduttiva, dice che uno dei problemi della parte seconda, no? Promuovere l'educazione, la cultura del paesaggio stenta ad affermarsi perché non è chiaro cosa sia. E devo dire, scusate se cito molto questa cosa del capitale naturale, ma è importante perché anche questa questione del rapporto sullo stato del capitale naturale fa pandan con il nostro rapporto sullo stato del paesaggio ed è una cosa molto importante. Da alcuni anche studiosi che ci hanno lavorato hanno detto: ma se mettiamo in mezzo il paesaggio si complica tutto, è venuto fuori questo, no, perché il paesaggio per esempio non è facilmente misurabile, cioè ci stanno parecchi studi di messa a punto di indicatori che aiutino a misurare il valore o la qualità del paesaggio, però effettivamente è qualcosa di molto più complesso rispetto agli indicatori fisici della qualità dell'aria o della qualità dell'acqua, eccetera. Ma sicuramente, io questo lo ripeto spesso, ma è un tema di cui sono molto convinto e quindi appunto tendo a ripeterlo, io credo che proprio il concetto di paesaggio che è nel codice, anche nella convenzione, come sintesi di storia e natura, cioè il paesaggio come risultato di un processo storico, o citando Braudel, paesaggio come bene collettivo della civiltà, aiuti a arrivare a oggettivare il concetto di paesaggio. Resta importante l'apprezzamento dei valori estetici o dei valori percettivi panoramici, ma in qualche modo perdono un po' quella centralità e quindi superiamo la solita critica al carattere estetizzante della nostra legge del 39, eccetera. Mentre se noi guardiamo al territorio come territorio storico-culturale che registra millenni di stratificazioni storiche di presenza umana,
che ha modellato il dato naturale di partenza e che ha dato quell'esito sotto un profilo percettivo e d'immagine che è appunto il paesaggio, ecco lì che i valori in gioco, con l'aiuto delle discipline storiche, con l'aiuto delle scienze umane, divengono molto più facilmente identificabili e misurabili, e anche misurabili se vogliamo, con degli indicatori appositi. Questa oggettività, oggettivizzazione del concetto di paesaggio aiuta molto, supera appunto la solita querelle sull'approccio eccessivamente estetizzante, sull'arbitrarietà dei giudizi dati per esempio in sede di autorizzazione, e i piani paesaggistici di più recente elaborazione vanno proprio in questo senso, in una lettura strutturale del territorio, cioè la struttura, il piano della Toscana usa il termine struttura profonda, cioè le grandi strutture sia geomorfologiche che storico-insediative che hanno modellato quel territorio, e la nuova progettazione delle nuove trasformazioni deve appunto tenere presente questi valori, questi elementi strutturali e fortemente identitari del territorio, e anche nel promuovere nuove trasformazioni misurarsi con queste e trovare una coerenza, e anche il giudizio di qualità diventa in qualche modo no, più facilmente oggettivabile. La linea maestra quindi è quella della qualità progettuale, e chiudo appunto col tema quindi della formazione, che è l'altra grande questione su cui la carta si sofferma, che vuol dire sensibilizzazione generale, capacità appunto di lettura, di comprendere che il nostro territorio e quindi il paesaggio che esso esprime con gli strumenti della storia, e quindi qualità del progetto e formazione dei progettisti. Questa è l'altra grande questione, il tema della qualità del progetto. Non si tratta di congelare il territorio o di non trasformarlo, ma si tratta di attuare trasformazioni di qualità. Su questo si esercita appunto la competenza e il potere autorizzatorio del Ministero, e nel rapporto delle politiche sul paesaggio abbiamo molto sottolineato questo ruolo proattivo, cioè i no del Ministero alla fine si contano sulle punte delle dita. Molto spesso invece il ruolo svolto dalle sovrintendenze, anche dalla direzione generale nei procedimenti di via per esempio, è quello di dialogare con i progettisti al fine di ottenere alla fine una qualità del progetto. E chiudo in tema di educazione eccetera, solo per doverosamente ci tenevo a segnalarlo. Il progetto Raccontami un paesaggio, fatto dalla direzione educazione e ricerca e dalla direzione generale ABAP, che verrà presentato a Calabria in ottobre in occasione di uno degli atelier del Consiglio d'Europa, intitolato appunto l'applicazione della Convenzione Europea del Paesaggio, l'educazione. Grazie. Grazie all'architetto Banchini e grazie anche per l'enorme lavoro che ha fatto con il rapporto sulle politiche del paesaggio. Volevo solo dire una cosa sulla legge del consumo di suolo, e la dico perché c'è qui presente Laura Puppato, a cui credo va molta gratitudine per aver tentato di mandare in fondo questa nave che purtroppo non è andata in fondo. Quando la legge uscì dalla Camera, e lo dico senza nessuna timidezza, era una legge molto preoccupante, perché erano stati inseriti degli aggiustamenti che facevano sì che prima di quella benedetta data che l'Europa ci chiede, in cui avremmo dovuto arrivare a consumo di suolo zero, c'era come la possibilità quasi di una sanatoria, un po' queste cose che in Italia qualche volta facciamo, accettiamo un principio però poi lo aggiustiamo a quelle che sono le nostre esigenze. Questa legge approvata alla Camera arrivò al Senato. Laura Puppato è estremamente attenta ai temi ambientalisti, ai temi del paesaggio, quindi l'ha scardinata in un certo senso, cercando di riscriverla in modo che la legge avesse veramente una sua efficacia. Naturalmente, avendo dovuto metterci le mani, avendolo fatto con molta serietà, non si è poi arrivati alla fine di questo percorso perché è finita la legislatura. Però io vorrei dire che la legge sul consumo di suolo è un punto fondamentale, lo sarà in questa legislatura che si apre, se vogliamo veramente arrivare a disegnare un nuovo modello di sviluppo per questo Paese. Non è possibile che ogni volta che c'è una crisi pesantissima come quella che abbiamo attraversato e che tuttora attanaglia metà del Paese,
si ritenga che lasciare le mani libere a tutto quello che può essere il consumo di suolo sia solo il modo per poterne uscire, perché questo dà linfa a un'industria importante come quella dell'edilizia. Bisogna seriamente parlare di riuso, di riqualificazione, di qualità progettuale, cioè di tutto quello che già negli altri paesi è diventato centrale nelle azioni di spinta da parte delle amministrazioni pubbliche e che le porta a rispettare i termini del 2050 di consumo di suolo zero. Quindi io mi auguro che non solo la legge si faccia, che il grande lavoro che ha fatto Laura Pupato venga in parte accolto per quanto possibile, ma che soprattutto non si perda l'occasione di dare finalmente a questo Paese una direzione diversa, e quella legge sarebbe stata una possibilità e spero che lo sia in questa legislatura. Allora, Alessandra Vittorini, soprintendente per la città dell'Aquila e i comuni del cratere, grazie ancora Alessandra per il suo contributo alla Carta del Paesaggio. Grazie. Leggo due parole. La responsabilità del paesaggio può essere concepita e praticata solo in una visione ampia dei problemi del territorio, in cui l'emergenza paesistica campeggi a pieno titolo, non come un'isola concettuale e normativa nel mare magnum e dell'intorno. La responsabilità del paesaggio non può essere isolata in una concezione ristretta e settoriale, e tantomeno ghettizzata in determinate competenze amministrative. La responsabilità del paesaggio è una responsabilità generale, che riguarda non solo il territorio ma l'intera vita della popolazione e le sue prospettive, e deve entrare in ogni prospettiva di assetto del territorio, garantire la tutela del bene singolo e del contesto. La responsabilità del paesaggio è il titolo della Lectio Magistralis che ha tenuto Giuseppe Galasso nel 2012 in occasione del conferimento della laurea honoris causa a Napoli, e ha spunti, questo ne è solo un assaggio, di straordinaria attualità, spunti che non casualmente ritroviamo in tutto il dibattito che ci ha portato a oggi. Ma questo in particolare quello della responsabilità condivisa è stato anche richiamato poco fa, uno dei temi portanti della riflessione condotta intorno e negli Stati Generali, insieme al diritto al paesaggio, che ben ha sintetizzato nel suo intervento anche Fabrizio Barca con il richiamo ad Amartya Sen e alla sua libertà sostanziale e sostenibile di godere del paesaggio. È stato anche uno dei temi più presenti nel contributo che il sottosegretario Borletti Buitoni ha voluto sollecitare, lo ha ricordato anche in apertura oggi, e desidero ancora una volta ringraziarla anche per l'invito a partecipare oggi, da parte dei sovrintendenti, chiamati ad animare quella riflessione con le voci dai territori, da quella amministrazione quotidiana del paesaggio, cui è dedicato anche uno specifico capitolo del rapporto dell'Osservatorio. Ebbene, cosa raccontano le voci dai territori? Raccontano di una complessità di contesti, ne abbiamo avuto in questi richiami di pochi minuti fa anche alcuni esempi. Complessità degli assetti e dei processi, delle dinamiche e degli interessi connessi al paesaggio, di un'enorme difficoltà di gestione e di governo delle sue trasformazioni, raramente convergenti verso gli obiettivi di tutela. E di cui provo a sintetizzare alcuni punti salienti che sono stati già ampiamente discussi negli Stati Generali e trasferiti anche in questi strumenti che oggi si presentano. Dunque, in questa complessità il tema della responsabilità condivisa appare strumento sostanziale e indispensabile, citata nei principi costituzionali che, come sappiamo, affidano la tutela non a un singolo livello amministrativo ma all'intera Repubblica, ribadita nei poteri trasferiti o delegati agli enti territoriali, regioni e comuni che ne sono pertanto protagonisti, nuovamente richiamata anche nelle modalità di formazione concertata dei piani paesaggistici, questa condivisione allargata degli obblighi di tutela del paesaggio ormai ampiamente inserita nell'assetto giuridico e nei sistemi gestionali, ma ancora poco praticata nei fatti, e ci è stato ricordato anche negli interventi precedenti. È una responsabilità condivisa che deve operare proprio nei livelli amministrativi gestionali delle regioni e dei comuni, in attuazione dei compiti conferiti dal sistema normativo, non solo con la copianificazione che piano piano sta andando avanti e ci aggiornavano sulle ultime notizie dei piani
dell'ultimo piano in via di approvazione, ma anche con la gestione ordinaria delle scelte e delle politiche pubbliche. È quella responsabilité de pouvoir public ai vari livelli, nazionale, regionale e locale, che viene vista anche dal Consiglio d'Europa come fattore chiave per la tutela del paesaggio, e ne ha parlato nella relazione di apertura degli Stati Generali il segretario esecutivo della Convenzione Europea, che ha ricordato tra i temi più urgenti, insieme a quello dell'educazione, ampiamente recepito dalla Carta, la questione proprio della responsabilità dei pubblici poteri e delle amministrazioni pubbliche a tutti i livelli. È in quella direzione che ci auguriamo possa andare il messaggio più forte e diretto di questa riflessione, e che appare infatti ampiamente contenuto e toccato nel primo punto della Carta Nazionale del Paesaggio. Dunque, responsabilità condivisa e obiettivi condivisi, complessità. La parola complessità anche ricorre. L'esperienza sul territorio ci richiede di riflettere anche sulle recenti innovazioni normative, chiedendosi se davvero questo processo di semplificazione, seppur atteso e dovuto, sia oggi la risposta più efficace e praticabile al governo della complessità, anche perché si sta attuando senza la contestuale preliminare condivisione di quelle regole, impegni, obiettivi, e soprattutto in una situazione di debolezza e fragilità del sistema territoriale di tutela dei nostri uffici. Certamente la logica della semplificazione va incontro ai tanti diritti individuali che si propone di garantire: i tempi certi, le procedure brevi, i passaggi semplificati o ridotti, l'alleggerimento di verifiche e controlli, e va incontro anche all'organizzazione del lavoro delle soprintendenze, che se ci fosse un quadro di garanzia potrebbero giovarsi di questi meccanismi alleggeriti. Ma per come opera ora, è in grado di garantire quegli interessi collettivi che invece noi siamo chiamati a garantire? L'obiettivo di passare progressivamente dal controllo dei singoli interventi al sistema delle regole a monte è quello che informa tutto questo sistema, però quel percorso procede a fatica, mentre i meccanismi di semplificazione procedono con molta velocità. E ciò finisce per chiamare ancora in causa le soprintendenze e il loro ruolo, un ruolo che esiste, certo è stato richiamato in apertura, il sottosegretario lo ha sempre ribadito in questo percorso. Lo dimostra anche il ricco programma di eventi che riempie questa giornata del paesaggio. È un ruolo che il rapporto sullo stato delle politiche del paesaggio definisce come proattivo e nascosto, e che in realtà più che nascosto direi che è difficile e complesso, perché spesso solitario e isolato. Occorre dunque ora più che mai investire sull'amministrazione in termini di risorse umane e di formazione, ma soprattutto in termini di sostegno, affiancamento e impegno nella tutela da parte delle altre amministrazioni, centrali e territoriali, altrimenti finirà per diventare un ruolo davvero nascosto e sempre meno proattivo. E questo sostegno da questo confronto sicuramente sta emergendo e va coltivato anche in futuro. Di questi tempi il tema del paesaggio si intreccia fatalmente anche con quello dell'emergenza e della ricostruzione post-sisma, un vero e stringente banco di prova per le politiche di tutela. I territori colpiti dai terremoti sono i luoghi che rappresentano la sintesi del paesaggio italiano, paesaggio storico e paesaggio umano, io parlo dell'intero sistema del centro Italia, adesso come dire, avvicinato da terremoti recenti e terremoti più vicini a noi. In uno scenario naturale vario e pregiato, e per questo già ampiamente sottoposto a tutela, con parchi nazionali, ben due, un parco regionale e aree protette di varia natura. È un patrimonio prezioso e fragile che ha bisogno della comprensione e della tutela dei suoi valori, anche per ridisegnare nel rispetto dei luoghi il suo futuro, con nuovi valori, nuove qualità e nuovi assetti e nuovi paesaggi sostanzialmente. Quali dunque oggi i principi per interventi compatibili se le procedure di tutela paesaggistica sono state le prime ad essere oggetto di deroga nelle norme emergenziali del 2016, con rischi di accesso a forme criptiche di sanatoria? Quali presidi per una corretta pianificazione di fronte a modalità di approvazione degli strumenti urbanistici attuativi che eludono di fatto i principi di approccio globale della copianificazione? E quali gli strumenti di tutela del paesaggio e del tessuto edificato storico se attualmente vengono sottratti alle valutazioni preventive gli interventi di fedele ricostruzione dopo le calamità naturali?
La ricostruzione è un banco di prova di tutto questo, della capacità di garantire i principi costituzionali di tutela, anche perché attiva un processo di trasformazione e di rinnovamento senza precedenti, alimentato dall'urgenza e dalla pressione di comunità ferite che attendono risposte urgenti al bisogno di case, di luoghi, di lavoro e di futuro. La risposta è allora da ricercare una pianificazione attenta, in una progettazione accorta, sono tutti richiami che trovano ampiamente spazio in questa carta e nel dibattito che l'ha accompagnata, in base a nuovi e forti messaggi culturali, come quello che questa carta vuole lanciare, a linee guida rigorose e efficace, e forse dando seguito anche ai suggerimenti che la Carta Nazionale del Paesaggio offre per alcune riflessioni ulteriori sui sistemi normativi. È uno scenario che, con il supporto del rapporto dell'Osservatorio, degli atti degli Stati Generali e di questa Carta Nazionale del Paesaggio, offre da oggi nuovi spunti e strumenti preziosi anche a tutti noi che lavoriamo sul territorio. Grazie. Grazie. Grazie, architetto Vittorini. Un po' di tempo fa è venuto a trovarmi il presidente di Italia Nostra, che ringrazio, vedo qui in prima fila, e mi ha detto: ma è possibile che quando si parla di pale eoliche non si riesca a stabilire una politica in Italia per le pale eoliche? In Germania viene stabilita a livello nazionale con il concorso degli enti locali, si decide quali sono le porzioni di territorio che non devono essere usate dalle pale eoliche, si fanno delle valutazioni sul pregio paesaggistico, si parla naturalmente di quello che è il fabbisogno energetico e a priori si programma gli interventi per le energie alternative. In Italia questo non è possibile, e quello di cui parlavamo col presidente Rutigliano era: ma almeno intorno ai monumenti, almeno quel paesaggio che è il contesto del nostro patrimonio culturale più visibile, più evidente, più identificativo, non si potrebbe tentare una politica di programmazione a priori che permettesse di far sì che questo sicuramente importante sbocco delle energie alternative non risulti un elemento di distruzione paesaggistica come ormai è diventato? Ecco, questa è una domanda a cui quello che è stato sollevato da Alessandra Vittorini può dare una risposta. Programmazione, pianificazione, accordi, concertazione, e qui entrano naturalmente anche gli enti locali. Chiude questa serie di interventi Aldo Iannello, che rappresenta gli enti territoriali e locali dell'Osservatorio Nazionale, che ringrazio naturalmente per il suo lavoro all'interno dell'Osservatorio. Buongiorno a tutti. Allora, in apertura tengo molto a ringraziare il sottosegretario per questa esperienza nell'osservatorio, che è stata estremamente interessante e stimolante, e che sicuramente sarà foriera di risultati concreti. Se le premesse, i presupposti che sono stati fissati con questa carta del paesaggio saranno, come il sottosegretario stesso auspicava, preservati in futuro. Nell'ambito dell'osservatorio, tra le altre cose, abbiamo dato un contributo per verificare lo stato nazionale di attuazione dei piani paesaggistici nelle varie regioni. È emerso un quadro nazionale eterogeneo, sono ancora molte le regioni che non hanno potuto approvare il piano paesaggistico, e sono diverse le criticità che sono emerse. Evidentemente è complesso il processo di copianificazione di un piano, sono spesso lunghe le fasi decisionali, sono diversi le metodologie, gli approcci scientifici. Sono scarse spesso le risorse. Pensiamo a cosa significhi costruire il quadro conoscitivo di un piano paesaggistico. Parliamo di un quadro conoscitivo che deve essere esaustivo, compiuto,
perché la progettazione possa essere una progettazione corretta, completa, e la scelta del decisore politico possa essere accompagnata dalla necessaria consapevolezza. Come Regione Toscana, come sapete, è stato anche detto, abbiamo un punto di vista privilegiato, se vogliamo, perché è il punto di vista di chi da 3 anni sta lavorando all'attuazione del piano. C'è un piano paesaggistico approvato nel 2015 che quotidianamente ci vede al lavoro insieme ai colleghi della soprintendenza, in particolare per la sua attuazione. Ora, innanzitutto a confermare e rafforzare un concetto, un dato ormai consolidato e condiviso, ovvero quello della trasversalità del tema paesaggio, il piano paesaggistico è un piano olistico, olistico nel senso che guarda non solo alla totalità del territorio, ma a tutte le componenti, non solo alla componente estetico-percettiva, ma a tutte le risorse, all'aria, all'acqua, alla biodiversità, sul presupposto che un paesaggio sano è un paesaggio bello, valorizzato, qualificato. Come ricorda la carta e come è stato detto qui, come è stato detto negli stati generali del paesaggio, il piano è costituzione del territorio, è un piano sovraordinato a tutti gli altri strumenti. Questo è elemento di grande forza, evidentemente, ma è anche elemento di complessità, perché ci mette in gioco con una pluralità di soggetti, ricordava Roberto Bianchini, come i diversi ministeri hanno difficoltà nel dialogare. Questo vale anche a livello territoriale. Noi abbiamo fatto un'approfondita analisi sul nostro piano paesaggistico. Da questa è emerso che soltanto il 50% circa del piano si attua attraverso le previsioni dei comuni, quindi gli strumenti urbanistici comunali. La restante parte attraverso le funzioni regionali piuttosto che di altri soggetti operanti sul territorio. Quindi i soggetti operanti sul territorio, soggetti, come si diceva, spesso non sufficientemente consapevoli. Rispetto a questo tema, due questioni. Una, l'importanza nella costruzione dei piani della partecipazione. Arrivare a un piano paesaggistico, avendo fatto un percorso completo e corretto e compiuto di partecipazione, significa arrivare con la pluralità dei soggetti coinvolti, consapevoli di cosa significa l'attuazione del piano, per le singole differenziate competenze. Ancora ciò, questo ci dice dell'importanza della formazione, anche questo è un tema ricordato. La Regione Toscana ha fatto 2 anni di formazione che hanno coinvolto 2.000 soggetti, tra comuni, soprintendenze e altri tecnici, anche liberi professionisti, in maniera da diffondere la cultura del piano. E allora ecco il primo obiettivo della carta: promuovere strategie per governare la complessità, individuare i modi e gli strumenti per favorire questo processo. Il luogo privilegiato, anche questo è stato ricordato, per l'attuazione del piano è innanzitutto la conferenza paesaggistica, il luogo dove prima di tutto Regione e Soprintendenza si occupano della conformazione dei piani. Questo passaggio della conferenza paesaggistica è un passaggio fondamentale. Innanzitutto perché ha richiesto un cambiamento culturale profondo, un salto di scala. Non siamo più a valutare, lo dico in particolare per quella che è stata fino ad oggi l'attività dei colleghi delle soprintendenze, il progetto, ma siamo alla scala urbanistica. Ancora ci capita che nell'ambito della conferenza paesaggistica si facciano valutazioni a questa scala e poi si trovino apprezzamenti sul colore di un infisso o di un parapetto, sui materiali con cui si fa un parapetto. Quindi questo salto di qualità, questo cambio culturale è necessario ancora raggiungere, è necessario lavorare in questo senso. È fondamentale il confronto all'interno della conferenza paesaggistica, perché è lì che si cresce insieme culturalmente, professionalmente, è lì oltretutto che ci si confronta con i destinatari ultimi, con i comuni, che sono poi i rappresentanti di quelle popolazioni a cui guarda anche la Convenzione Europea del Paesaggio, quando dice che bisogna investire sul valore identitario delle popolazioni, che sono poi i soggetti che in ultima analisi sono quelli che tutelano e valorizzano il paesaggio attraverso
diciamo, anche il senso di appartenenza. Questo impegno, questo sforzo, naturalmente richiede anche risorse che al momento sono leggermente carenti, e anche qui la carta rimanda alla fondamentale importanza del rafforzamento delle strutture, sia in termini evidentemente numerici che di formazione del personale. Ancora la carta infine interpreta un'esigenza oggettiva e concreta con la quale ci siamo confrontati. Nella seconda azione del primo obiettivo, assicurare la centralità del piano come costituzione del territorio, si prevede l'azione definizione e attuazione di idonee forme di supporto finanziario e operative a regioni e comuni per la concreta e tempestiva attuazione dei processi di conformazione e adeguamento dei piani urbanistici alla pianificazione paesaggistica. Allora, di fronte per rispetto di un piano, il piano paesaggistico regionale, che contiene 2700 norme fra obiettivi, direttive, prescrizioni e prescrizioni d'uso, ci siamo posti il problema di progettare, stiamo ultimando, un applicativo informatico che consenta di analizzare e verificare in maniera sistematica la disciplina del PIT nel momento in cui si conducono istruttori per verificare la conformità a questa disciplina, al piano, degli strumenti, perché ciò non si è affidato alla bravura, alla competenza, alla conoscenza che il singolo istruttore ha del piano. Questo è solo un piccolo esempio, è solo una singola iniziativa che vuole garantire l'efficacia dell'azione amministrativa per il perseguimento degli obiettivi, che ora sono gli obiettivi delineati anche dalla carta, ma in prospettiva questa, come altre iniziative che serviranno a superare criticità già emerse o che vedremo emergere, è indispensabile che, a nostro avviso, che faccia capo a un coordinamento tra Ministero e Regioni, che servirà sicuramente per la crescita del Paese nell'ambito della tutela e della valorizzazione del nostro immenso patrimonio. Grazie. Grazie, io naturalmente vi ringrazio per l'attenzione, siamo arrivati alla conclusione di questo incontro. Ieri sono stata a presentare le giornate di primavera del FAI e c'è una parola che mi piace sempre molto quando si parla con i volontari del FAI, che sono un po' il motore di queste giornate di primavera, che è testimonianza. Ecco, io spero, e qui mi rivolgo anche alla stampa presente, che si possa uscire da questo nostro incontro con l'idea che tutti possiamo, ciascuno nel nostro ruolo, essere testimoni di quelli che sono i principi sui quali si basa questa carta. E credo che se un giorno questa testimonianza potrà raggiungere un numero molto grande di cittadini, allora forse potremo dire che la politica del paesaggio in Italia è veramente cominciata a essere qualche cosa che viene percepito da tutti. Mi ha colpito non trovare accenni al paesaggio specifici in gran parte dei programmi elettorali. Mi ha colpito e penso che questo debba cambiare, e l'unico modo per cui potrà cambiare sarà quello di far sì che queste testimonianze riguardino molti milioni di cittadini. Grazie.